Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo. Ciao a tutti, buona estate. Comincia oggi il nostro Giro d'Italia. Come l'anno scorso, vi faremo vedere ogni settimana un punto diverso, una città diversa, ma c'è una novità. La novità è questa bici, perché gireremo l'Italia città per città con questa, che è la bici di A Sua Immagine. Spettacolo dopo il Big Bang. Più grande spettacolo. Cosa vedremo oggi? Vedremo un crocifisso alto oltre 8 metri. Grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi. E poi vedremo, anzi ascolteremo, un rosario molto particolare, recitato in parte in latino e in parte in procidano. Da che avete capito dove stiamo andando, evidentemente. Allora, state comodi in poltrona e viaggiate con noi. Appena usciti dalle nostre città, a pochi chilometri dal centro, ci sono luoghi incantevoli che non conosciamo. Posti meravigliosi dove non siamo mai stati. Venite con noi alla scoperta di 12 stupendi angoli d'Italia. L'avrete capito, stiamo andando a Procida, siamo al largo del Golfo di Napoli, la più piccola, ha soltanto 10.000 abitanti, ma certamente una delle più belle delle isole Flegree. Vedremo tante cose oggi pomeriggio e anche un particolarissimo mezzo di trasporto procidano. Point of view, I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. Siamo arrivati a Procida, dove c'è un detto. Sono con Giacomo Retaggio, che è un medico ma esperto di storia procidana. Com'è il detto? C'è non, un procidano? Non c'è un posto al mondo che non abbia visto un procidano. Perché il mare, no? Il mare è la vita di Procida. E siamo davanti ad un crocifisso, dicevamo, alto 8 metri. E io partirei da lì. Quelle sì. Sono pietre... Quelle sono pietre laviche del Vesuvio. Ma chi l'ha voluto questo? Questo l'ha voluto il popolo, la gente del posto. Perché, se vede la data, 1845, sì. C'era una marina molto sviluppata a Procida, e allora era una marina a vela. Praticamente questi andavano via, mancavano per anni, e la gente non sapeva neanche se tornavano o meno. Quindi immaginate soprattutto le donne, no? Le donne, le mamme, le fidanzate di questi uomini di Procida che partivano e stavano via un anno, e non è che potevano telefonare per dire sto bene. Assolutamente no. Un anno senza avere notizie, magari anche più. Due. Anche 2 anni. E quindi che facevano? Questo crocifisso è rivolto verso la chiesa della Pietà, che è quella, sarebbe la chiesa dei marinai di Procida, sì. E verso il sole nascente. A est. Cioè c'è la Pietà e la Speranza, diciamo. La sera si riunivano per recitare il rosario, ed era una scena molto suggestiva. Ci sta pure qualche detto popolare, un poco di superstizione, che se queste donne sentivano un gatto miagolare, era un brutto segno, se sentivano un cane abbaiare era un segno positivo. Logicamente queste sono leggende metropolitane, sì, che non hanno niente. Però resta il fatto che il popolo di Procida è un popolo estremamente di grande fede. Di grande fede. Procida sempre cristiana fuit. A questo punto però, Giacomo, noi dobbiamo andare a conoscere il resto dell'isola, e lo facciamo col mezzo dell'isola. La motoretta. La motoretta. La motoretta. O microtaxi. O microtaxi, sì, modernamente intesa. Allora, o motoretta, o microtaxi, lo prendiamo e andiamo a conoscere Procida. A sei belle mica le ma, solo bellezza può davanta, funiculie e funicula, ma qua bellezza si può campà, hai voglia sempre da ciuscià. Con mia femmina pazzente, senza rode e senza niente, qua bellezza solamente, come stiene malamente, a
Vedete questi vicoli, tra poche ore non saranno così, saranno un brulicare di turisti, di pellegrini, perché oggi 2 luglio, Don Raffaele, è il grande giorno di Procida. Sì, sì. Perché? Anche se già ieri sera c'è stato un inizio, ma in effetti il 2 luglio comincia il grande mese dedicato alla Madonna delle Grazie. E qui siamo su una terrazza, su una piazza che tra poco non sarà evidentemente così, che dà sul mare una vista straordinaria. Don Raffaele, peraltro, siamo sopra un quartiere marinaro, un quartiere di pescatori chiamato La Corricella. Sì, La Corricella. Ed è proprio qui sotto che hanno girato il famoso film premio Oscar, Il Postino. Qui davanti c'è anche la sua parrocchia, la Madonna delle Grazie. La Madonna delle Grazie, e questo è il quartiere, quella è La Corricella, qui è San Marezio, in procitano, Santa Maria delle Grazie. Perché questo? Perché nella chiesa che sta qui c'è un quadro, che è un quadro bellissimo, bellissimo. Un quadro bellissimo, intorno al quale si è creata, si è costruita, si è manifestata la fede mariana dei procitani. Ce ne vuole parlare un po'? Certo, innanzitutto la fede mariana dei procitani è molto radicata, e non c'è chiesa di Procida dove non si sviluppi anche un culto particolare alla Vergine, ma in modo particolare per tutta l'isola di Procida alla Vergine delle Grazie, grazie anche a questo quadro che, come nelle grandi tradizioni popolari, ha un'origine quasi misteriosa. Non si riesce ad appurare come è arrivato questo quadro. Qualche leggenda dice che addirittura sia stato trovato a mare. Sta di fatto che è un quadro affascinante, soprattutto per lo sguardo della Madonna, che colpisce, che è quasi uno sguardo ammaliatore. Tutte le persone che vengono qui, anche non credenti, la prima cosa sono ammaliati dalla bellezza di questo quadro e dalla suggestione, dalla evocatività di questo sguardo, che è carnale, che è materno, che è tenero, però che dà sicurezza, che infonde sicurezza, che infonde gioia. Questo quadro che attualmente noi possiamo vedere si sovrappone a un altro quadro, sempre della Madonna delle Grazie, cioè, però hanno dipinto sopra. Il quadro che attualmente è visibile porta la Madonna col seno scoperto e il Gesù bambino in braccio e il latte della Madonna, il latte che è la grazia di Cristo, che giunge fino ai dannati, che sono ai piedi della Madonna. E in effetti è una sovrapposizione. Sotto c'era un altro quadro della Madonna delle Grazie, ma non aveva il seno scoperto. Non era, come si suol dire in termini tecnici, anche se non sono un esperto, una Lactantio Bernardi. Adesso vorrei far vedere, ma anche ascoltare ai nostri telespettatori, una cosa che è assolutamente tipica di Procida: la preghiera del rosario, che non viene recitata in italiano, ma è un misto. Un misto di procidano, latino e italiano, ed è un misto di tradizione spirituale popolare e di dottrina cattolica sbriciolata in maniera molto semplice al popolo. Ma perché qui il popolo continua a recitare un rosario con una lingua locale, il dialetto, è una lingua come il latino? Perché vuole esprimere la propria radicata tradizione spirituale di affettuosità alla Madonna, e quindi la tratta con confidenza. Il procidano è la lingua della confidenza. Qui le persone vengono da tutta Procida ed esprimono i loro affetti, le loro pene, le loro gioie, i loro dolori. Allora dirlo in procidano: Maron la grazia, gambraccio porta grazia, a te vengo per grazia, o Maria fam grazia. Grazie o Maria, come te fece lo pataterno e te fece mamma radia, fam grazie o Maria. È il senso proprio della radice popolare, di un popolo che da un lato segue l'insegnamento ufficiale, quindi anche la lingua che all'epoca era la lingua ufficiale della Chiesa, il latino, e da un altro lato lo incarna nella propria tradizione, quindi non solo l'italiano ma anche il procitano. Grazie Maria, come te fece lo pataterno e te fece mamma radia, e fam grazie o Maria. Devo dire che è emozionante questo canto, quasi una cantilena, ma nel senso buono, questo canto delle donne, degli uomini di Procida quando recitano il rosario. Maria Gabriella, cos'è che la rende vicina a questa icona della Madonna delle Grazie? La devozione per noi procidani, per me soprattutto, è un fatto, sta nella mia storia, nel mio DNA, nella mia cultura. La mia famiglia è molto devota alla Madonna delle Grazie e ce l'ha insegnato con l'esempio. Io personalmente ho ricordi della mia devozione, della pietà popolare, della pia pratica popolare, dalla tenera età della scuola materna, e quindi poi mi ha accompagnato per tutta la mia vita.
E oggi guardo questa immagine bellissima, tenera, non le saprei spiegare, con canoni artistici non ne ho le competenze, però sicuramente è un'immagine che dà tanto. I nostri figli, prima di essere battezzati, vengono posti alla protezione della Madre delle Grazie. E noi tutti i giorni accompagniamo i nostri cari, figli, mariti, persone che vanno per gli oceani di questo mondo, con una frase che noi, adesso gliela dico in italiano, la Madonna ti accompagni, ma noi nel nostro dialetto è la Madonna ti accompagna, sempre e ovunque sulle strade di Dio. Io non lo so se voi potrete mai venire qui, perché è una terrazza forse inaccessibile al pubblico, ma se potete, arrivando a Procida, fateci un pensiero. Siamo sulla terrazza del più antico luogo di fede dell'isola, l'abbazia di San Michele Arcangelo, da 1000 anni a strapiombo sul mare. E adesso proviamo, Giacomo, ad entrare attraverso la sacrestia per vedere il tesoro di questo luogo. Attraverso questa porta, il tesoro qual è? Finiremmo domani a dirlo tutto, Giacomo, però partiamo da quel soffitto a cassettoni. Sì, innanzitutto voglio fare una precisazione in rapporto al terrazzo precedente. Il terrazzo è accessibile dal pubblico, anzi vengono migliaia di turisti ogni anno su quel terrazzo. Il soffitto a cassettone, questo è un dono del cardinale Pignatelli, del XVII secolo. Il cardinale Pignatelli poi divenne papa col nome di Innocenzo XII. Di fatto ai quattro angoli si vede lo stemma delle tre pignatte dello scudo dei Pignatelli, con sopra la corona papale, cioè la mitra papale sopra. Al centro c'è un quadro che rappresenta San Michele. Questo quadro era considerato di Luca Giordano, pittura napoletana, però poi, in seguito alla scoperta di una fede di credito del Banco di Napoli di pagamento di questo quadro da parte del dipinto apposta per questa chiesa, si parla invece di Luigi Gardi, che è diverso. Le due iniziali sono uguali e avevano indotto nell'errore. Ha parlato di San Michele Arcangelo, sì. Ma in questo luogo si venera San Michele Arcangelo da sempre. 1000 anni. Non solo Milan, poi Procida è molto legata a San Michele Arcangelo, tant'è vero che noi abbiamo tutta una storia. Ad esempio, all'epoca delle invasioni barbaresche, San Michele Arcangelo è stato veramente il patrono e il difensore di Procida. L'8 maggio del 1535, quando ci fu un assalto dei pirati saraceni, esposero San Michele sul frontone del terrazzo che abbiamo visto adesso. Quello dove eravamo poco fa. E si scatenò una terribile tempesta, per cui i saraceni furono costretti a mollare le ancore e a partire. E l'ancora poi fu ritrovata delle ancore fu ritrovata e ancora oggi la troviamo lì. Ed è straordinario questo fatto, perché ebbero così tanta paura che scapparono via come un razzo, abbandonando tutto quello che... Terribilis locus existe. Terribile luogo è questo. Dissero quando e tornarono via, non si fecero mai più vedere. Gli ultimi minuti della puntata li dobbiamo dedicare assolutamente ai ragazzi di Procida, perché guardate che cosa sono capaci di fare ogni anno per il Venerdì Santo. Domenico e tutti gli altri dell'associazione I Ragazzi dei Misteri. Questo l'hai fatto tu?
tutto questo? Io ho partecipato a questa costruzione, però siamo un gruppo di circa 40 persone che costruiamo un lavoro simile. Ma guardate che bravi, questa sembra pietra, no? Sembra pietra, invece è polistirolo. Sì. Polistirolo, così come il resto è fatto con materiale. Materiali, in alcuni casi materiali di riciclo, oppure che negli anni diciamo, abbiamo sperimentato e quindi trovato diciamo, la giusta applicazione e soluzione per fare alcuni lavori. Diciamo, Domenico, che è una consuetudine che i ragazzi di Procida facciano queste cose ogni anno il Venerdì Santo, sì, no? Sì. Adesso tocca a voi, poi toccherà ad altri nei prossimi anni, perché qui è molto sentita la processione. Sì, è una tradizione che va avanti da secoli, quindi prima di noi i nostri padri, i nostri nonni, fino ad arrivare a noi, poi passeremo diciamo il testimone ad altri ragazzi. Allora, un po' state vedendo quello di cui sono capaci questi ragazzi. Io vi dico, se venite a Procida, e ve lo consiglio ovviamente, fate un salto al museo dell'Associazione dei Ragazzi dei Misteri e vedrete alcune delle cose fatte in passato, perché il resto poi viene smontato. Pensate, tutto questo verrà smontato tra pochi giorni, eh? Che peccato, anche lei quando era ragazzo... Quando ero ragazzo facevo il mistero pure io, mi ricordo che il primo mistero che ho fatto è stata la Samaritana al Pozzo. Donna, dammi da bere. L'ultima cosa, Giacomo, voglio chiedere a lei, il Cristo morto, è proprio, sta nel cuore dei Procidani. Il Procida è un'icona che va al di là della... di tutto, perché praticamente innanzitutto è una scultura lignea del Settecento napoletano, barocco, del barocco napoletano di Carmine Lampriceni. Attualmente è conservata nella congrega dei Turchini, che poi è la congrega che organizza la processione del Venerdì Santo con il valido supporto dell'Associazione dei Ragazzi dei Misteri. Quante cose belle abbiamo visto oggi pomeriggio a Procida e quante ne stiamo vedendo in questa prima puntata estiva, ancora adesso da qui, dal mare, grazie alla disponibilità della Capitaneria di Porto di Procida e a quella del comandante, il tenente di vascello Flavia La Spada. A proposito, comandante, ma che cos'è questo servizio che ho sentito, si chiama idroambulanza? È un servizio di trasporto dei nostri ammalati a presidi ospedalieri più attrezzati in terraferma ed è un servizio effettuato proprio dalla Guardia Costiera di Procida. E questa è la maggior tranquillità di tutti i turisti che verranno a Procida. Grazie anche per questo. Allora, come si fa ad arrivare a Procida? Ve lo dico subito: da Napoli, Molo Beverello oppure Mergellina o da Pozzuoli potete prendere i traghetti oppure gli aliscafi e arrivare comodamente sull'isola. Dove saremo la prossima settimana? In una natura incantevole vedremo uno dei chiostri più belli d'Italia. Vi aspetto sabato, ma prima ancora domani mattina alle 10:30. Grazie ancora al comandante della Spada. Ci vediamo domani da Procida. Ciao a tutti!